anche gli insegnanti, ingegneri e la maggior parte dei professionisti. Solo alcune donne medico e infermiere hanno il permesso di lavorare in alcun ospedale a Cambuur. Completo divieto per le donne di attività fuori dalla casa, se non accompagnate da un maram, ossia un parente stretto come un padre, un fratello o un marito. Divieto per le donne di trattare con negozianti maschi. Divieto per le donne di essere trattate da dottori maschi. Divieto per le donne di studiare in scuole, università o altre istituzioni educative. I talebani hanno convertito le scuole per ragazze in seminari religiosi. Obbligo per le donne di indossare un lungo velo, burka, che le copre da capo a piedi. Sono previsti frustate, botte e violenza verbale per le donne non vestite secondo le regole talebane o per le donne non accompagnate da un maram. Frustate in pubblico per le donne che non hanno le caviglie coperte. Lapidazione pubblica per le donne accusate di avere relazioni sessuali al di fuori del matrimonio. Un numero non specificato di amanti sono stati lapidati a morte per questa regola. Divieto di uso di cosmetici. A molte donne con unghie dipinte sono state tagliate le dita. Divieto per le donne di parlare o di dare la mano a uomini non maram. Divieto per le donne di ridere ad alta voce. Nessuno straniero dovrebbe sentire la voce di una donna. Divieto per le donne di portare tacchi alti perché produce suono quando camminano. Un uomo non deve sentire i passi di una donna. Divieto per le donne di andare in tassì senza un maram. Divieto per le donne di essere presenti in radio, televisione o incontri pubblici di qualsiasi tipo. Divieto per le donne di praticare sport o di entrare in un centro sportivo o in un club. Divieto per le donne di andare in bicicletta o motocicletta, anche se con il maram. Divieto per le donne di indossare vestiti con colori vivaci. In termini talebani, questi sono colori sessualmente attraenti. Divieto per le donne di incontrarsi in occasione di festa o per scopi ricreativi. Divieto per le donne di lavare i vestiti vicino a fiumi o in luoghi pubblici. Modificazione di tutti i nomi di luogo, che includono la parola donna. Per esempio, i giardini per donne sono stati chiamati giardini di primavera. Divieto per le donne di apparire sui balconi dei loro appartamenti o case. Pittura obbligatoria di tutte le finestre, cosicché le donne non possano essere viste da fuori delle loro case. Divieto per i sarti maschili di prendere misure per le donne o cucire vestiti femminili. Divieto di bagni pubblici femminili. Divieto per uomini e donne di viaggiare sugli stessi bus. I bus pubblici sono ora stati nominati solo per uomini o solo per donne. Divieto di pantaloni larghi, anche sotto un burka. Divieto per le donne di fotografare o filmare. Divieto di fare foto di donne per giornali e libri o di appenderle sulle pareti delle case o dei negozi. A parte queste restrizioni sulle donne, i talebani hanno anche vietato di ascoltare musica sia agli uomini che alle donne. Vietato a tutti di guardare film, televisione e video. Vietato celebrare il Capodanno il 21 marzo. I talebani hanno proclamato la festa non islamica. Hanno tolto il giorno del lavoro, il 1° maggio, perché è considerata una festa comunista. Hanno ordinato che tutti i nomi non islamici siano cambiati in nomi islamici. Hanno obbligato i giovani afghani a tagliarsi i capelli. Hanno ordinato a tutti di scegliere nomi islamici se i loro nomi non sono islamici. Hanno ordinato che gli uomini indossino vestiti islamici come il cappello. Hanno ordinato che gli uomini non si radano o non ornino le loro barbe, che invece devono crescere lunghe per uscire da un nodo sotto il mento. Hanno ordinato che tutti seguano le preghiere nelle moschee 5 volte al giorno. Hanno vietato di tenere piccioni e di giocare con uccelli, considerandolo non islamico. Chi viola queste norme sarà imprigionato e gli uccelli uccisi. È vietato anche far volare aquiloni. Hanno ordinato a tutti gli spettatori che incoraggiano gli sportivi di cantare Allah Akbar, Dio è grande, e di non applaudire.
hanno vietato certi giochi come l'aquilona, che è considerato non islamico. Chiunque sia trovato ad avere libri proibiti sarà punito con la morte. Chiunque si converta dall'Islam a un'altra religione sarà punito con la morte. Tutti gli studenti devono portare il turbante. Essi dicono: niente turbante, niente formazione. Le minoranze non musulmane devono portare un contrassegno distintivo o cucire un pezzo di tessuto giallo sui vestiti, per differenziarsi dalla maggior parte della popolazione che è musulmana. Queste sono solo alcune delle restrizioni che sappiamo sono state messe in pratica. E tra un po' incominciamo, ve le volevo leggere, prima di incominciare il nostro dibattito, per renderci conto di quanto tutto sia pazzesco e assurdo e quello che sta succedendo nel 2021 intorno a noi. Sperando che vi accomodiate in maniera tale da iniziare puntuali. Che ore sono? 05. Domenico? Sì. Ok. Presidente, c'è il canale 21, direttore, non so chi vuole. Allora, sì, ti lascio. Io puoi spiccare che non ci sta nulla più per un ospite. Già ho detto che qua davanti c'è. Qua e qua. Va bene qui, Raffaele? Uno qua e uno qua. Daniele. Il posto di uno dei sette nani, due cose. Ma questi devono essere tre scalini. Uno, due e tre. Posso vedere un po' di sopra? Non so, Raffaele mi ha chiesto di... Se siete un po' più qua, mi capita fastidio qua, già? Sì, che appoggiamo la banca, sono tranquillo. Se uno, due, tre. E quattro, questo diventa quattro. Questo diventa quattro com'è? La medizione adesso è l'ostro, la prima delle cinque. Allora, buonasera a tutti. Dobbiamo iniziare per forza facendo le corse, perché abbiamo un collegamento importantissimo con Barbara Schiavulli, che è tornata proprio ieri da Kabul, e quindi volevamo che ci dicesse un po' con lei la situazione, com'è lì, com'è stata in questi giorni. Direttore, vi saluto e insieme con me condurrà questo incontro Raffaele Trito, per noi Pinco Pallino, Massimo Andrisano, che è il coordinatore territoriale del gruppo Refugees Welcome di Napoli, e Sergio Zeuli, che è un magistrato che è stato in Afghanistan nel 2005 e poi vabbè ci spiegherà bene lui quello che fa e quello che ha fatto in quel periodo. Io direi di incominciare con Paola,
e di buttarci direttamente nell'argomento. Paola ci leggerà la lettera di Sara Karimi, che è una regista afghana, una lettera che è stata pubblicata, attenzione, all'indomani della ritirata dei soldati americani da Kabul verso metà agosto. È stata pubblicata questa lettera. Lei ha chiesto che diventasse virale per spiegare un po' qual era la condizione. Pronto, pronto? A tutte le comunità del mondo vi scrivo con il cuore spezzato e la speranza che possiate unirvi a me per proteggere la mia bella gente. Nelle ultime settimane hanno preso il controllo di tante province, hanno massacrato il nostro popolo, hanno rapito i bambini, hanno venduto le nostre bambine come spose minorenni ai loro uomini, hanno assassinato donne per il loro abbigliamento, hanno torturato e assassinato un nostro amato comico, hanno assassinato uno dei nostri poeti storici, hanno assassinato il capo della cultura ed Emilia per il governo, hanno assassinato persone affiliate al governo, hanno impiccato pubblicamente i nostri uomini, hanno sfollato centinaia di migliaia di famiglie. I media, i governi e le organizzazioni umanitarie mondiali tacciono, come se questo accordo di pace con i talebani fosse legittimo. Non è mai stato legittimo. Se i talebani hanno preso il sopravvento, vieteranno anche ogni forma di arte. Spoglieranno i diritti delle donne, saremo spinti nell'ombra delle nostre case e delle nostre voci. La nostra libertà di parola sarà soffocata. Non capisco questo mondo, non capisco questo silenzio. Io resterò a combattere per il mio paese, ma da sola non ce la faccio. Ho bisogno di alleati. Per favore, aiutateci a far sì che questo mondo si preoccupi di quello che ci sta succedendo. Siate le nostre voci fuori dall'Afghanistan. Non avremmo più accesso a internet o a nessuno strumento di comunicazione. Per favore, per quanto potete, condividete questo fatto con i vostri media e scrivete di noi sui vostri social. Il mondo non dovrebbe voltarci le spalle. Aiutateci. Grazie mille. Grazie Paola, credo che le parole, che tra le altre cose lei è venuta anche in Italia e proprio Franceschini le ha chiesto di far parte a Roma, adesso non ricordo, me lo devo leggere, del Centro Sperimentale di Cinematografia, la Scuola Nazionale di Cinema, è diventata una visiting professor, quindi insomma una cosa bella l'intervento italiano. Allora, introduco un attimo l'evento, siete tutti soci, io ci sto, è inutile che credo che mi dilunghi sul fatto che siamo un'associazione, però leggo, perché scusatemi, sono veramente emozionata stasera. Questo evento è stato fortemente voluto dai soci, io ci sto. Noi siamo un'associazione di promozione sociale iscritta nello speciale registro regionale e questa serata si inserisce nell'ambito della realizzazione di iniziative di carattere sociale in favore di fasce di popolazione svantaggiata. Ne facciamo tantissime perché questo è nel nostro scopo statutario. A tal fine, nella primavera di quest'anno, si è costituito un gruppo di lavoro dedicato proprio a queste iniziative che si chiama Io ci sto per gli altri, che coordina queste iniziative di beneficenza e sostegno che possono realizzarsi anche attraverso la devoluzione delle entrate derivanti dal 5 per 1000, di cui Io ci sto beneficia in qualità di APS. Per saperne di più e magari associarvi, potete andare sulla nostra pagina web. Troverete lì il regolamento di tutta la nostra associazione, potrete vedere tutti i gruppi di lavoro che noi abbiamo e tutto quello che facciamo, sono tutti gruppi tematici. E invece, per quanto riguarda stasera, potete partecipare in favore di Refugee, mi giro verso Massimo perché lui il responsabile, e potete fare una donazione cash o al banchetto lì, oppure potete partecipare ad un'asta che incomincerà alle 19:30, se dopo andate dentro vedete delle cose incredibili e bellissime, oppure potete fare un bonifico sul Liban dell'associazione, e in questo caso potete avere
anche delle agevolazioni fiscali. Questo dovevo dire, per me possiamo incominciare con Raffaele che sta telefonando. Eccomi, allora, non sono al telefono perché sto facendo altro, ma sono al telefono con Barbara Schiavulli, che adesso sentiremo, direttrice di Radio Bullets, tra l'altro è appena tornata dall'Afghanistan, quindi già dopo essere stati mandati tutti via, dopo che hanno chiuso gli aeroporti, lei è rimasta lì, ci racconterà, quindi non mi dilungo io. L'unica cosa che volevo aggiungere, se mi posso permettere, è che io ci sto per gli altri, forse in questo momento, forse mai come ora, diventa io ci sto per noi, perché per tutti noi che lo stiamo facendo, la crescita, la bellezza, soprattutto in questo caso parliamo dell'Afghanistan, un paese che non ha sbocchi sul mare, ma che sta vedendo un oceano di solidarietà, di bellezza, non dimenticando quello che sta succedendo. Noi vogliamo che sia accesa, resti accesa una luce, ma vogliamo allo stesso tempo che la luce sia anche sulla speranza, sul movimento, su tanta bella gente, e quindi ringrazio tutti voi che siete qui, perché c'è un movimento forte che non vuole dimenticare, non vuole che si dimentichi, quindi gioiendo anche di questi attimi, di questa poca ma tanta bellezza che già c'è, e non è un gioco di parole. Barbara, ci sei? Ci sono, buonasera a tutti. Un attimo che ti metto, io non so. Ci senti Barbara? Ci sentiamo forte chiaro. Barbara, innanzitutto benvenuta, ringrazio Grazia della Cioppa che ci ha dato questo contatto meraviglioso. Barbara, tu sei stata lì fino a qualche giorno fa, giusto? Esatto, infatti purtroppo non posso essere lì con voi perché sono in quarantena fiduciaria, quindi devo aspettare qualche giorno prima di poter uscire. Quindi non mi sembra ancora di essere veramente tornata. Vabbè, noi ci fidiamo, sei chiusa lo stesso, quindi ci puoi raccontare gli ultimi giorni, o meglio quello che è successo, forse nei momenti in cui i media internazionali avevano i riflettori puntati su tutt'altro. Cosa hai vissuto lì in realtà, nella chiusura poi verso il mondo? Beh, quello che ho cercato di raccontare in queste settimane è stato questo cambio repentino dell'amministrazione afghana da un paese che prima non era facile, perché comunque ha vissuto 20 anni di guerra, dove c'era tantissima corruzione, dove c'erano un'infinità di problemi, però dove c'era anche una piccola speranza, dove ci sono stati dei miglioramenti, dove c'è stato un gran lavoro di emancipazione, soprattutto per le donne, a fatica e con il sangue, però ci sono stati. Poi nel giro di poche ore, quando è stata conquistata Kabul, tutto è finito, è finita la speranza, sono finiti tutti i sogni, i desideri, sono stati letteralmente spezzati, e una parte, o quasi tutta direi, la società civile che non è riuscita a salire su quegli aerei della speranza che hanno portato fuori circa 150.000 persone in diversi paesi e con diverse nazioni, tutti quelli che sono rimasti, e sono veramente tanti, si sono nascosti, quindi tre quarti sono donne che vivono dentro le mura di casa, ancora in una sorta di limbo, perché non sanno bene cosa accadrà e cosa ne sarà di loro e di tutto quello che si erano guadagnate in questi 20 anni. Poi ci sono anche tutti gli altri, chiunque sia un creativo, un artistico, un pensante, in questo momento è in contrasto con i talebani, che hanno delle liste, che sanno chi vogliono cercare e che hanno ingaggiato due tipi di narrazione. Una è quella in cui si fanno vedere moderati all'Occidente perché hanno un gran bisogno di soldi, e poi c'è quello che realmente fanno, soprattutto magari fuori Kabul, dove si vedono meno, dove non ci sono quelli che tra virgolette hanno imparato l'inglese nelle prigioni americane e quei leader che sanno usare Twitter, ma invece quelli più ruspanti, per non dire qualcosa di peggio, che sono i combattenti e che invece si comportano come dei veri medievali. E nel Medioevo è ripiombato un paese dopo gli anni 90. C'è stata questa apertura in questi 20 anni difficile, perché comunque la guerra c'era, però adesso è stata tolta quell'illusione che le cose un giorno potessero cambiare. C'è forse un pochino più di sicurezza, ma perché
il paese è nella morsa della paura. Parlavi di illusione. Cos'è che sentivi, cos'hai provato proprio nella gente, cioè quello che era la speranza o la possibilità e che poi magari è cambiato? Cosa hai visto negli occhi laddove tu potevi vedere? Io da quando ho lavorato sia all'esfiltrazione delle persone che invece nella ricerca delle persone che sono rimaste lì, io ho visto tante lacrime come non ne ho viste da 20 anni, perché 20 anni che seguo questo paese che va avanti e indietro. Ho visto persone che hanno detto di essersi sentite tradite, persone che sono arrabbiate. Molti mi hanno chiesto: ma perché gli afghani non si ribellano? Gli afghani non ce la fanno a ribellarsi, perché se tu vivi 40 anni in guerra non hai più la capacità di ribellarti, resisti più che altro, cerchi di sopravvivere. Sopravvivere significa adattarsi. Quindi adesso, poi adesso ancora presto, perché oggi tra l'altro sono 2 mesi che i talebani sono al potere in un paese che è nel pieno collasso economico, dove rischia il blackout perché non sono stati pagati conti esteri che riguardano l'elettricità, solo per fare un esempio, ma con i confini chiusi non entra neanche più il cibo, anche se ancora dentro un po' ce n'è. Le uniche organizzazioni che lavorano, perché tutte le ONG, tranne alcune sanitarie che sono rimaste, le Nazioni Unite lavorano per sfamare la gente. Si parla del 97% l'anno prossimo di persone sotto la soglia della povertà, che lo porterà a diventare uno dei paesi più poveri al mondo e che dipenderanno totalmente dagli aiuti. E se questi aiuti non arriveranno, e c'è fretta perché questo avvenga, io ho visto morire bambini malnutriti già adesso, quindi tra 6 mesi o tra ancora meno, quando arriverà il freddo, e parliamo di freddo meno 30, meno 40, posti dove non c'è riscaldamento, vuol dire che potrebbe essere non solo una catastrofe umanitaria, ma letteralmente una strage. Barbara, tu hai parlato di 40 anni, no? A parte che mi veniva in mente un brano di una canzone scritta nell'81 da Battiato, Cucurucucu, che conosciamo tutti, e parlava di profughi afghani che si spostavano verso l'Iran. Paradossalmente sembra non sia cambiato nulla, ma in questi ultimi 20 anni, se forse è nata una speranza, cosa ti aspetti, se ovviamente tutti quanti noi con queste piccole luci non riusciamo a dare un senso di cambiamento, cosa ci può essere nei prossimi 20 anni nella speranza delle donne che per esempio hanno iniziato a studiare? Ma tutte le giovani afghane non hanno vissuto quello che era prima, tutte le ragazze che adesso hanno 18, 19, 20 anni, che stanno per iniziare l'università, sono letteralmente impietrite da quello che sta succedendo. Le madri invece si ricordano. Quindi hanno ritirato, rispolverato i loro burka, cosa che le ragazze più giovani invece non avevano mai indossato. Ora le alternative sono due: che l'Afghanistan si richiuda, se in qualche modo i talebani hanno capito che bisogna essere aperti, non vogliono fare come negli anni 90 che si erano isolati, però il rischio che comunque isolamento c'è, perché non si può riconoscere un paese che non permette che il minimo dei diritti umani siano rispettati. Per diritti umani minimi penso all'istruzione, che oggi le ragazze fanno solo fino a 12 anni, mentre fino a 2 mesi fa andavano tranquillamente all'università, se lo potevano permettere, se comunque in una società conservatrice avevano i soldi per farlo, se i genitori acconsentivano. C'era tutta una serie di parametri che adesso comunque non ce ne sono più, perché non si può andare. Ho incontrato in queste settimane la ragazza che è considerata la più intelligente dell'Afghanistan, perché c'è un corso che si fa ogni anno dove partecipano circa 200.000 studenti dell'ultimo anno delle superiori per avere accesso all'università pubblica. I primi 5 o 6 riescono a entrare a medicina. Questa ragazza è arrivata prima, quindi è uscita su tutti i giornali, è uscita, ne hanno parlato tantissimo localmente, e adesso è chiusa a casa perché lei, che sognava di andare a studiare medicina, in realtà
deve sperare di poter andare all'estero e che qualcuno le dia una borsa di studio per poter continuare a studiare. Si stanno perdendo delle risorse che non sono solo dell'Afghanistan, perché sono risorse che appartengono a tutti. Ogni persona intelligente, ogni persona creativa, in realtà non è solo afghana, è tutta nostra. Barbara, un'ultima domanda. C'è un problema ovviamente in uscita, no? Ne parlavi poco fa di questa studentessa, magari il paradosso della notorietà, vive ovviamente nascosta perché su quella famosa lista di cui parlavamo prima, ma c'è un problema secondo me anche in entrata in questo momento, cioè magari dei cittadini afghani che vorrebbero in qualche modo rientrare, magari per organizzare una resistenza oppure semplicemente per portare qualcosa di nuovo al proprio paese. C'è un problema anche in entrata che tu, diciamo, vedi? Beh, se c'è una piccola parte di popolazione che vuole entrare, o sono quelli che sono rimasti fuori perché stavano lavorando fuori e hanno una famiglia dentro che devono, di cui devono dare una mano, oppure sono persone che comunque sono vicine ai talebani, perché non è che siano tutti contro i talebani, c'è una fetta sicuramente di collusi con i talebani o con i pakistani o col fatto che c'è gente che di solito si allinea a quello che è il potere, indipendentemente da chi sia il potere, soprattutto se conviene, però questa è una parte veramente minima, la maggior parte della popolazione è contraria e vuole uscire. Io mai, come in questi 20 anni dove tanta gente è uscita, perché gli afghani sono sempre emigrati, spesso illegalmente, ma perché c'è un problema finanziario, perché i talebani comunque c'erano, perché la guerra c'era. Oggi tutti ti dicono che vogliono uscire, non c'è nessuno, dal povero al ricco, e ricchi sono già usciti mediamente, ma se pensiamo per esempio agli artisti, sono tutti in pericolo, le donne che avevano delle carriere in politica, in polizia, avvocatesse, tutte ti dicono che ti pregano, non è che te lo dicono, di farle uscire. Barbara, noi ci salutiamo, ti ringraziamo per questo intervento, sperando che piuttosto che sul carro dei vincitori si possa presto risalire tutti insieme sul carro della libertà e tornare magari in Afghanistan a vivere semplicemente. Grazie mille Barbara, un saluto dalla piazza 10 Stelle. Grazie a voi. Grazie ancora e in bocca a tutto quello che può essere il bello, i lupi li lasciamo stare. Ciao Barbara. Grazie, ciao, buona serata. Dopo l'intervento di Barbara io ripasso la parola a Federico, ma non abbiamo nulla da aggiungere noi, perché oggi non facciamo altro che moderare, visto la bellezza e la grandezza dei nostri ospiti. A te la parola, Federico. Sì, noi ci limitiamo semplicemente, ma non il rosso stasera ci dà dei problemi. Credo che ci sia poco da aggiungere a quello che Barbara ci ha raccontato. Considerate che Barbara è giovanissima e sono 20 anni che va e viene dall'Afghanistan. Raffaele non ha detto chi è, una giornalista incredibile. Lei a 13 anni diceva: io voglio fare l'inviata di guerra. Mentre le bambine giocavano con le Barbie, lei voleva fare l'inviata di guerra. E poi è diventata responsabile e direttrice di questa che si chiama Radio Bullets, che è un'associazione che ha 20 sedi in tutto il mondo, perché lei parte dal presupposto che un giornalista, se non la vive la notizia, non la può raccontare. Così dovrebbe essere. Noi invece, i giornalisti oramai, insomma, spesso e volentieri si basano su quello che dicono gli altri o quello che c'è scritto nei social. A fianco a me c'è Sergio Zeuli. Perché lo abbiamo voluto a parlare con noi? Per tenere accesa, non so se vi siete resi conto anche voi, con tutto quello che sta succedendo in Italia, le elezioni che ci sono state, sembra sempre che l'attenzione stia scemando. Oggi, ieri, fa più notizia il tapiro ad Ambra Angiolini piuttosto che quello che sta succedendo intorno a noi. Eppure c'è stato un G20 martedì, si sono riuniti 20 paesi, organizzato dall'Italia, poi non più per motivi economici, ma forse anche per quello, perché alla fine tutto si risolve in quello. Milioni di rifugiati che
si metteranno in marcia e che inevitabilmente andranno nei paesi circostanti, ma anche in Europa. Sergio Zavi è consigliere di Stato attualmente distaccato presso il Supremo Tribunale Amministrativo tunisino. Infatti in settimana era a Tunisi e adesso è con noi, ma è stato vice coordinatore dell'Ufficio Italiano Giustizia a Kabul nel 2005. Se, ecco, io tante cose, vedi, non le sapevo, me le sono andata leggendo e guardando, ma non di te, inutile che ridi. Di quello che l'Italia ha fatto in Afghanistan, ha fatto veramente tantissimo. E raccontaci un po' tu la situazione, un po' la storia. Allora, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato, sono molto contento di essere qui. Proverò in questi 15 minuti a darvi una panoramica generale, di più naturalmente non posso fare. Intanto, ogni volta che penso all'Afghanistan e a Kabul, che è una bellissima città, mi viene in mente purtroppo un mio collaboratore che morì, al quale ho sempre un ricordo, che si chiamava Stefano Siringo, morì proprio nel 2005 e questo mi rende ancora più triste quel ricordo. E dunque, perché noi andammo in Afghanistan e che cosa doveva fare l'Ufficio Italiano di Giustizia? Dopo gli accordi di Bonn, all'Italia fu affidato il compito di riformare la giustizia in Afghanistan. E quindi noi lavorammo, il nostro ufficio lavorò in stretto coordinamento con l'allora ministro della giustizia afghano nel tentativo di ricostruire per quanto possibile il sistema giudiziario afghano e forse per certi versi costruire il sistema giudiziario afghano, perché l'Afghanistan, soprattutto nelle province, dovete immaginare che l'Afghanistan ha una, diciamo, una doppia conformazione socio-economica. Una cosa sono le grandi città, in particolare Kabul e Herat, altra cosa sono le campagne, i piccoli villaggi che sono in tutto l'Afghanistan, che sono retti da regole e da un diritto costumale che con il diritto statuale propriamente inteso, cioè quello prodotto dallo Stato, ha ben poco a che fare. Quindi il nostro compito lì era di provare a ristrutturare un sistema giudiziario e dargli delle procedure con risultati, devo dire, altalenanti. E quindi ecco perché noi siamo stati lì, abbiamo quindi svolto come italiani un ruolo abbastanza importante da questo punto di vista. Dopodiché ho rincontrato i miei colleghi afghani nel 2010 e nel 2011 a Perugia, all'Università degli Stranieri, quella fondata da Aldo Capitini, e abbiamo continuato a lavorare con loro la riforma del sistema giudiziario e delle leggi. Già dopo 5 anni avevo colto che c'era molta delusione e disaffezione, quindi devo dire che quello che è successo dopo non mi ha sorpreso più di tanto, nel senso che si avvertiva in qualche modo che l'intervento che all'inizio aveva avuto questo grande respiro e questi grandi obiettivi stava un po' cedendo di fronte ad una serie di non tanto di resistenze quanto di inefficienze collegate anche in qualche modo a una risposta della popolazione afghana che non era stata quella che ci si aspettava. Probabilmente perché nel progetto di intervento si erano sottovalutati quegli aspetti a cui accennavo prima, cioè l'esistenza di un diritto costumale che mal si piegava ai nostri modelli culturali e giuridici, l'esistenza di uno scarso controllo delle periferie del paese, e quindi in realtà sapete che il primo Presidente della Repubblica afghana, Karzai, era soprannominato il sindaco di Kabul, perché in realtà riusciva a controllare quel territorio poco alto. Già nel 2005, ad esempio, tutta la zona di Kandahar era già persa, diciamo, dal punto di vista militare. Quindi questi erano i messaggi chiari che quel tipo di programma e quel tipo di progetto
mostrava un po' la corda, quindi ripeto, non solo io ma tutti coloro che hanno avuto prima o dopo l'occasione di lavorare in Afghanistan non sono stati sorpresi della caduta di Kabul così repentina nell'agosto di quest'anno. Naturalmente sapete, voglio anche aggiungere, è facile oggi dire e criticare l'intervento, ovviamente dopo 20 anni, un intervento che è fallito, è facile diciamo criticarlo e trovare tutti i difetti di quell'intervento, quindi prendete quello che vi sto per dire naturalmente con, come uno sguardo retrospettivo nel quale cerchiamo di giudicare per quanto possibile obiettivamente quelli che sono stati gli errori di questo intervento. E poi concluderò davvero brevissimamente perché non ho molto tempo, provando ad analizzare con voi l'accordo che gli americani hanno concluso con i talebani nel febbraio del 20, che è naturalmente è lì che è da quel momento che risale la sconfitta, o se la vogliamo vedere dall'altro lato, la vittoria dei talebani, non certo ad agosto. Bene, allora intanto sapete benissimo che il problema afghano, ma lo diceva anche la Barbara Schiavulli prima, non nasce con il 2001 e con l'attentato alle Torri Gemelle, nasce molto prima, nasce nel momento in cui c'è prima un colpo di Stato del cugino del re, poi i comunisti che prendono il potere, c'è un... Vorrei provare a darvi pure un po' di bibliografia, visto che siamo in una libreria, c'è un libro bellissimo che descrive tutte quelle vicende, che è di Barry, che parla del grande comandante Massoud, che si intitola proprio Massoud, che è tradotto in italiano, e che racconta che cosa è stato il regime comunista primo e poi soprattutto cosa è stato l'intervento sovietico. Se noi non valutiamo l'impatto terribile che la guerra, l'invasione sovietica ha prodotto in quel paese, non riusciamo proprio a capire la situazione che poi si è andata a sviluppare. Quindi dopo l'invasione sovietica, come purtroppo era già accaduto in Vietnam e come purtroppo era già accaduto in Corea, la guerra fredda, in quei posti non era affatto fredda ma era una guerra caldissima, si sposta in Afghanistan. In Afghanistan almeno per la seconda volta nella sua storia, la prima era stata nell'Ottocento nella guerra tra russi e inglesi che volevano controllare entrambi l'Afghanistan per arrivare in India, l'uno gli uni per conquistarla e gli altri per coprirla, evidentemente, e c'è quell'altro bellissimo libro che è Grande Gioco di Hopkins che descrive perfettamente queste vicende. L'Afghanistan purtroppo si è ritrovato un'altra volta al centro di una guerra mondiale che, ripeto, era per ipocrisia fredda, perché era in quei posti era invece una guerra caldissima e gli americani e i russi si facevano la guerra per interposta persona. Quindi i gruppi di combattenti, non solo quelli di Massoud, questo grande eroe afghano che tutti gli afghani amano, ma anche i gruppi più marcatamente radicali, sono stati ovviamente finanziati dagli americani in chiave antisovietica, e gli hanno messo a disposizione pure quei famosi Stinger, quei missili che riuscivano a buttare giù gli elicotteri sovietici che fino a quel momento invece facevano tipo DDT con i combattenti afghani, bastavano e radevano al suolo villaggi e soldati afghani. Quindi questa, diciamo, questa situazione che si era venuta a creare, che poi sfocerà nel 94 e 95 con la presa del potere dei talebani, ha la sua origine e radice precisa nella guerra fredda. Per una serie di circostanze, provo a sintetizzarle brevissimamente, dopo l'11 settembre gli americani, in modo anche abbastanza simbolico, decidono di attaccare l'Afghanistan perché avevano la certezza che Bin Laden si trovasse lì. Perché Bin Laden si trovava lì? Perché lui non era, ovviamente lo sapete bene, non era afghano, era anzi era yemenita, però aveva vissuto fino a quel momento in Arabia Saudita. A un certo punto l'Arabia Saudita lo manda via perché era responsabile degli attacchi alla portaerei americana, era responsabile degli attacchi alle ambasciate americane. Poi se mi date un attimo vi svelo pure un particolare che credo che dopo 20 anni si potrà anche raccontare, delle indagini che conducevo io.
Quindi Bin Laden si rifugia in Afghanistan perché in quel momento è l'unico Stato disposto a riceverlo, ad ospitarlo. Nel momento in cui gli americani chiedono l'estradizione di Bin Laden, i talebani per la verità fanno l'unica cosa ragionevole che avrebbero dovuto fare secondo il diritto internazionale, cioè gli dicono dateci le prove che Bin Laden è l'autore dell'attentato alle Torri Gemelle e noi ve lo consegniamo, perché gli americani hanno fatto un ultimatum senza condizione, naturalmente prendono per non cale questa risposta e da lì attaccano, e questa è storia recente. Però se vogliamo dal punto di vista giudiziario, in quel momento gli elementi per andare in Afghanistan e prendere Bin Laden non c'erano, quindi questo per dirvi che per la terza volta nella sua storia, non pensiamo ai talebani, pensiamo agli afghani, per la terza volta nella loro storia gli afghani si sono trovati al centro di un conflitto mondiale loro malgrado, quindi è un paese che soffre. Immaginatevi che cosa succederebbe a noi se stessimo da quasi 50 anni in guerra, come quello che capita a loro. Una città, le città distrutte, una popolazione stremata, ha detto bene la Barbara Schiavi. Dopodiché cosa succede nella gestione del dopoguerra americano? Succedono una serie di cose, si commettono una serie di errori, alcuni direi sono fisiologici, altri sono proprio tipici degli americani e tipici, oserei dire, di noi occidentali. Quelli fisiologici sono che quando si va a fare un'attività di cooperazione, per certi versi, vedete, la cooperazione è una forma moderna, soprattutto quando gestita dagli Stati, è una forma moderna di colonizzazione. Ora, le colonizzazioni hanno creato una serie di problemi, anche perché gli Stati mandano a colonizzare non sempre i loro uomini migliori, mandano, diciamo, negli Stati in situazioni di instabilità e di pericolosità delle persone, magari i loro impiegati, i loro funzionari, ego forum, naturalmente, con una prospettiva di un facile guadagno, di una facile attività, ma difficilmente sono i migliori. Questo è stato il primo grande errore. In mancanza di progetti chiari si sono buttati una serie di attività di cooperazione che molto spesso purtroppo avevano come effetto quello di riportare i soldi da dove venivano e di non lasciarli in Afghanistan. Questo è un errore direi tipico di tutte le attività di cooperazione, non solo di quello che è accaduto in Afghanistan. Bellissimo. Allora, visto che ho tre minuti, passerei direttamente a parlarvi per un attimo di questo accordo che hanno raggiunto gli americani, perché come dicevo i giochi si sono fatti in quel momento. È un accordo molto particolare perché, adesso non ho il tempo di ripercorrerlo con voi, però gli americani nel febbraio, tanto per cominciare dal punto di vista simbolico, è un accordo molto particolare perché loro, che hanno sempre detto che non intendevano riconoscere i talebani, che non intendevano riconoscere l'Emirato, fanno un accordo con le persone che non hanno riconosciuto, quindi implicitamente riconoscendo una sorta di personalità giuridica internazionale ai talebani. La prima grande contraddizione e simbolicità, se volete, negativa. La seconda è nella scelta dei partecipanti a questo accordo. Partecipano solo gli americani e i talebani, non partecipano altre forze politiche pure in quel momento rappresentate nello Stato afghano, non partecipa il presidente Ghani, cioè l'allora presidente in carica, che è da questo punto di vista completamente delegittimato. Terza, non partecipano gli altri partner che con gli americani, compresi noi, erano andati in Afghanistan e gestivano la cooperazione, e non contenti di non averli fatti partecipare, gli americani assumono pure degli impegni a nostro nome, dicendo che tutte le attività presenti in Afghanistan si sarebbero ritirate, quindi fanno una sorta di promessa del fatto del terzo, e quindi chiaramente anche questo dimostra se non altro una scarsa considerazione degli alleati, e dimostra comunque una più generale approssimazione del modo in cui questo accordo è stato concluso. E poi assumono gli americani
quest'obbligo significativo di ritirarsi in cambio, direi, di quasi nulla da parte dei talebani, perché se leggete gli accordi, l'unica, diciamo, l'unico obbligo che i talebani hanno assunto con quell'accordo è stato di non dare ospitalità, quindi si ricordava quello che era successo naturalmente con la vicenda di Bin Laden, di non dare ospitalità a soggetti che potessero un domani portare attentato nel territorio americano, nei territori degli alleati americani. Però evidentemente è un impegno molto generico. Viceversa, gli americani hanno assunto, e un altro impegno che hanno chiesto ai talebani è stato quello di garantire la pace e la tranquillità sociale in Afghanistan. Come vedete, impegni molto generici a fronte di invece un impegno molto serio e significativo degli americani. Più in generale, quindi devo concludere, quindi mi chiudo e chiudo subito. Più in generale, direi, se posso esprimere un'opinione più generale sul tipo di progetto di cooperazione che era stato pensato, è che come al solito noi occidentali siamo un po' arroganti, nel senso che noi abbiamo l'idea che il nostro modello di sviluppo, il nostro modello giuridico va bene sempre, un nostro modello fondato su uno Stato centrale che detta leggi, che rispetta i diritti degli individui, viceversa in una società clanica, in una società fondata sul diritto costumale, quale quello afghano, questo modello non ha preso, bisognava probabilmente calibrare meglio l'intervento, e questo è un problema culturale. Ultimissima cosa, se me la concedi, che cosa potrebbe succedere ora? Allora, intanto dal punto di vista, diciamo così, della sicurezza internazionale, per il momento, perché ormai sono anni che non seguo il terrorismo internazionale, io posso azzardare che per quanto riguarda noi dovremmo stare abbastanza tranquilli, perché abbiamo assistito a un cambiamento di prospettiva. Cioè, i grandi attentati che dal 2001 fino al 2005-2006 hanno interessato le grandi capitali d'Europa, ora sono, non voglio per carità dire le ultime parole famose, però mi sembra di capire che in questo momento il terrorismo si sia geolocalizzato, anche perché con questo nuovo, con l'abdicazione degli americani al ruolo di gendarme, le vicende terroristiche mi sembra che sono confinate e territorializzate, perché si rivolgono agli stati vicini. Tenete anche presente che purtroppo in quella parte del mondo qualsiasi Stato che manifesta instabilità viene subito cannibalizzato dagli altri Stati per ragioni di potere. Nell'Afghanistan capita questo con il Pakistan, ma non solo, con il Qatar, con l'Arabia Saudita, anche se affaccia la Turchia. Quindi è quella zona del mondo che probabilmente risentirà, almeno nell'immediatezza, della instabilità. Il secondo punto è un punto invece più politico. Questa affermazione di questo islamismo radicale, che cosa comporterà? Cioè, questa vittoria dei talebani probabilmente nel mondo islamico, provo anche qui a ipotizzare perché naturalmente non ho alcuna certezza, potrebbe indurre il mondo islamico, o quantomeno i partiti che fanno politica ispirandosi all'Islam e sono più spiccatamente religiosi, a pensare che gli atti di forza, come indubbiamente è stato questo, sono più produttivi invece della competizione democratica, che invece è una scelta che molti partiti musulmani stanno facendo, primo fra tutti il partito della Tunisia, dove io attualmente mi trovo. Quindi se questo, mentre sul primo punto direi che potremmo essere più ottimisti, questo secondo punto non lascia molto a sperare. Concludo, davvero. No. Ah no, volete sentire la cosa? E allora qualche minuto, dobbiamo chiudere. Allora vi dico allora due cose ancora. La prima, ve la svelo, tanto sono passati 20 anni. Fino al 2000... l'obiettivo del terrorismo islamico come nazione era la Francia, del resto poi dopo si è ritornata ad essere purtroppo bersaglio.
Nel 2000 ad un certo punto ci accorgemmo che l'obiettivo geopolitico non era più la Francia ma era diventata l'America, tant'è che un nostro indagato fu trovato all'aeroporto di Los Angeles, quando parlo di nostro dico napoletano, perché la città di Napoli era molto interessante all'epoca dal punto di vista, diciamo così, del terrorismo internazionale. Fu trovato a Los Angeles che voleva far il 1 gennaio del 2000 far saltare l'aeroporto di Los Angeles, e quindi comprendemmo che c'era stato un cambiamento di prospettiva, perché Bin Laden, da genio del male che era, riuscì a coordinare questa grande rete terroristica che poi Al-Qaeda in arabo significa la base. Era riuscita a coordinare tutti i vari gruppi terroristici sparsi nelle varie parti del mondo in un unico grande gruppo terrorista o quantomeno in un network che riusciva a fare gli attentati, e del resto l'11 settembre è proprio espressione di questa vicenda. Prima dell'11 settembre, per sottolinearvi sempre come purtroppo l'Afghanistan spesso si trovi al centro delle situazioni, diabolicamente Bin Laden fa ammazzare Massoud, il comandante tagico, perché immagina già, prevede già che gli americani andranno a prenderlo, perché la logica di Bin Laden era: noi vi attacchiamo, veniteci a prendere. Immaginando che gli americani sarebbero andati a prenderlo dopo l'11 settembre, lui leva l'alleato più importante che gli americani avrebbero avuto in Afghanistan, cioè il povero Massoud, che si iscrive nella schiera dei grandi eroi insieme a Garibaldi, Che Guevara e qualcun altro, sono pochi. È una bellissima figura di generale e di rivoluzionario. Lo chiamavano la macchina da guerra. Lui pensava che la guerra fosse una cosa inevitabile, ed era una persona di un coraggio estremo, e viene ammazzato. Qui arriviamo alla rivelazione, se no so che la state aspettando. Lui viene ammazzato da due tunisini che si fingono giornalisti. Quando tirano fuori la telecamera, invece la telecamera esplode e il generale Massoud viene ammazzato. Questi tunisini, li scopriamo dopo, erano passati per Bruxelles, avevano incontrato l'uomo chiave di Bruxelles della rete di Al-Qaeda, il quale a sua volta aveva ricevuto i passaporti falsi e gli aveva dato le carte d'identità false costruite, immaginate dove, qui a Napoli. Quindi Napoli si ritrovò al centro di questa situazione. Non siamo mai riusciti però, e questo forse è il mio più grande cruccio professionale, a dimostrare la connessione precisa. Siamo sempre rimasti nell'incertezza. Prove certe di questi collegamenti così precisi e puntuali non le abbiamo mai avuti. Adesso concludo veramente, però voglio partecipare pure io al vostro gioco di accendere le luci, visto che abbiamo ricordato Capitini. Ho trovato questa frase che a me è piaciuta molto, proprio sua, di Aldo Capitini, il filosofo, e che voglio dedicare agli afghani. Lui dice: chiunque è favorevole alla pace è portato ad avere simpatia particolare con le vittime della realtà attuale, i colpiti dalle ingiustizie, dalle malattie, dalla morte, gli umiliati, gli offesi, i miti e i silenziosi, e perciò tende a compensare queste persone ed esseri con maggiore attenzione e affetto contro la falsa armonia del mondo ottenuta buttando via le vittime. Questo lo dedico agli afghani. Grazie. Sì, dopo... Mi sentite? Dopo questo interessante, anche Napoli al centro, purtroppo, non... Sì, tanto per cambiare, non diciamo... non inaspettato, se così possiamo dire, però anche in questo caso colpiva molto quello che alla fine è un po' un accordo internazionale. Forse la parte più interessante, se possiamo darne una più interessante, è proprio quella in cui gli americani fanno un accordo con chi non riconoscono. Questo forse dal punto di vista anche del diritto internazionale, proprio della moralità, può essere una chiave di lettura molto molto forte. E noi adesso però dobbiamo passare la parola al centro, al fulcro del motivo per cui siamo qui, perché noi questa sera vi ricordo che oltre a un'asta che faremo dopo, io non mi sento, voi mi sentite? Sì, sì. No, tienilo così.
Dico, noi abbiamo un'associazione che è quella che poi ci ha dato anche il là, che è Refugee Welcome di Napoli, giusto, ho detto bene, e qui abbiamo il coordinatore, il referente, abbiamo il banchetto dove è possibile fare una donazione cash oppure poter fare anche un bonifico. E voglio ricordare a tutta questa meravigliosa piazza, anzi colgo l'occasione per ringraziarvi, siamo tantissimi, mi tolgo gli occhiali che non vedo più niente, mi sembra di stare a Milano, e voglio ricordare a tutti voi che questo è l'inizio di un qualcosa. Noi l'accendiamo oggi la luce tutti insieme, ma non si spegnerà a fine serata, anche se l'abbiamo fatto anche su di noi proprio con questo faro per avere una diretta migliore, ma noi da questo momento cominciamo, iniziamo un percorso e quindi lo vogliamo portare avanti. Io lascio la parola a Massimo Angrisano, che ci dice proprio come vi state muovendo, cos'è che fate, qual è, come dire, in questo momento proprio il vostro impegno iniziale. Già da ora ti ringrazio per il tuo intervento. Grazie a voi, buonasera a tutti e tutti, grazie alle amiche e agli amici della libreria Ci Sto e grazie soprattutto a tutti quanti voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci, siete ancora qua, evidentemente dimostrando un interesse per un tema che a mio avviso oggi è centrale e rispetto al quale al di là di tutti i luoghi comuni, di tutti i tentativi di descrivere le reazioni dei nostri concittadini, spesso come se fossero segnate dal razzismo, dalla difficoltà di accettare i diversi, invece io credo che in questa fase abbiamo avuto, diciamo, da un lato un comportamento istituzionale che io ritengo assolutamente non congruo rispetto alle esigenze e alla dimensione dei problemi, e dall'altro lato invece una reazione emotiva importante, a mia sommessa opinione, della società italiana, che ci ha dimostrato che secondo me, nonostante tutti i tentativi di modificare la disponibilità all'accoglienza e all'ascolto, ha mantenuto questi caratteri. Io veramente cercherò di essere al di sotto dei 15 minuti, perché secondo me è importante soprattutto che, dopo aver ascoltato con grande attenzione gli utilissimi interventi di chi mi ha preceduto, è importante che parliate voi. Io credo che sia interessante sentire le vostre opinioni, confrontarci se ne abbiamo il tempo. Mi rendo conto che il tempo è poco, però insomma sarebbe interessante anche provare a confrontarci. Dicevo, le carenze rispetto alla risposta istituzionale. Io dico una cosa sola che mi pare emblematica di questa insufficienza della risposta. Il G20, che per avventura era presieduto dal nostro Presidente del Consiglio, in realtà ha avuto fondamentalmente un obiettivo: cerchiamo di mantenere queste persone quanto più è possibile lontane dai nostri confini. Il ragionamento è sempre quello, no? Tentiamo di costruire barriere attorno all'Occidente industrializzato ed evoluto ed evitiamo le invasioni dei barbari. Per cui, pur avendo deciso, credo che questa sia l'unica novità di rilievo, uno stanziamento di 1 miliardo di euro da parte dell'Unione Europea, nei fatti questo stanziamento è subordinato a 5 condizioni che non ve le elenco, ma fondamentalmente sono condizioni assolutamente improponibili rispetto al regime talebano, perché vanno dalla libertà di partenza, e invece abbiamo verificato che questa libertà di partenza dall'Afghanistan non c'è, al riconoscimento dei diritti delle donne, possibilità di far arrivare aiuti umanitari, alla lotta al terrorismo addirittura e alla costruzione di un governo inclusivo. Allora, se questo è il quadro, insomma, quello che si intende è fondamentalmente utilizzare, per esempio, paesi come la Turchia
per costruire una sorta di cuscinetto nei confronti degli ingressi. Invece ci vorrebbe ben altro, ma dirò qualcosa rispetto a quello che secondo la nostra personale opinione ci vorrebbe alla fine dell'intervento, perché credo che sia utile a questo punto tentare di spiegare in pochissime battute chi siamo. Noi siamo una piccolissima associazione che è attiva in Italia dal 2015, a Napoli dalla fine dall'autunno del 2019. Siamo un'associazione che fondamentalmente lavora sulla cosiddetta terza accoglienza, nel senso che voi sapete che c'è una prima accoglienza istituzionale, una seconda accoglienza in cui sono coinvolti prevalentemente il mondo delle associazioni e gli enti locali, l'ANCI, c'è una terza accoglienza, quella che noi proponiamo, che mette in gioco la disponibilità delle persone, la disponibilità delle famiglie a ospitare nelle proprie case, e quindi anche con, diciamo, andando in contraddizione rispetto alle accuse di buonismo parolaio, e quindi dimostrando che non di buonismo parolaio si tratta, ma di agire concreto, di pratiche materialmente vissute, accogliere, dicevo, in famiglia rifugiati e migranti stranieri. Accanto a questo noi facciamo un altro tipo di intervento, che è quello del mentoring, ovvero sia accanto alla possibilità di accogliere stranieri presso le famiglie italiane, noi immaginiamo anche che possano esserci tra i cittadini e le cittadine italiane le disponibilità di avere un arricchimento reciproco, di una conoscenza reciproca, accompagnando nel percorso verso l'autonomia giovani immigrati che sono ovviamente anche a loro volta interessati a questo incontro, a questa opportunità di conoscenza, assistendo, aiutando, agevolando nelle pratiche più ordinarie che magari già per noi, almeno sicuramente a Napoli è così, sono complicate quotidianamente avere a che fare con gli uffici pubblici. Immaginatevi per una persona che conosce male l'italiano, che mal si orienta rispetto alla burocrazia del nostro paese, avere qualcuno un po' più esperto che funga da accompagnatore, da guida, può essere secondo me un fatto interessante. Allora, noi normalmente abbiamo, essendo, lo avete inteso ovviamente per quanto ho detto, una proposta per così dire di nicchia, noi abbiamo mediamente, funzioniamo attraverso una piattaforma, nel senso che chi è disponibile ad accogliere si iscrive su questa piattaforma, e lo stesso vale ovviamente per chi è interessato a vivere il percorso dell'accoglienza. Normalmente, dicevo, noi abbiamo per quanto attiene alla campagna una media di 5-6 iscrizioni per ogni mese. Tenete conto che quando c'è stata l'esplosione della vicenda afghana, le immagini ovviamente emozionanti che hanno colpito la sensibilità dei nostri concittadini, noi abbiamo avuto a livello nazionale 1000 nuove iscrizioni in piattaforma, significa che ci sono 1000 nuove famiglie italiane che solo in un mese hanno dato questa disponibilità, e a Napoli addirittura 150 famiglie che hanno dato la disponibilità ad accogliere all'interno delle loro case rifugiati afghani. Ora, evidentemente, questo cosa significa? Significa che c'è da parte della società, a me non piace dire società civile, diciamo delle persone, mettiamola così, delle persone, una maggiore sensibilità, una maggiore disponibilità di quanto invece non sia manifestata dalle istituzioni. Tenete conto che in Italia, poi guardiamo i numeri, perché i numeri in questi casi sono sempre importanti e non indifferenti. In Italia, nella buona sostanza, attraverso il ponte aereo che ormai è terminato, sono arrivate poco meno di 5.000 persone, quindi stiamo parlando di piccolissimi numeri. Sono arrivate poco meno di 5.000 persone dall'Afghanistan, ed erano persone che avevano avuto esperienze di lavoro con le autorità italiane. Di queste erano
prevalentemente uomini, oltre 2000 uomini, 1300 donne e 1400, sto arrotondando ovviamente le cifre, 1400 bambini. Una cosa strana, che però anche questa secondo me induce una qualche riflessione, nelle risposte che abbiamo avuto sicuramente a Napoli, prevalentemente c'era la ovviamente non avendo contezza di quello di come funzionano poi concretamente questi meccanismi, lo dirò tra un istante, abbiamo avuto fondamentalmente una richiesta di accogliere bambini, o mamme con bambini o bambini, si capisce pure, diciamo, ovviamente il bambino desta una maggiore emozione che non magari l'adulto barbuto, vabbè, lasciamo perdere. Allora, tenete conto che invece qual è stata la procedura che finora è adottata ed è quella in corso, rispetto alla quale però stiamo provando ad interloquire con i livelli ministeriali. Al momento la procedura prevede la preferenza per le strutture gestite direttamente dal Ministero. In seconda battuta, voi sapete che ci sono, forse non tutti sanno, però insomma c'è il livello di accoglienza gestito direttamente dal Ministero attraverso il CSA, poi c'è un altro livello gestito attraverso le associazioni e in collegamento con i comuni, che si chiamano SAI, che sono ovviamente strutture di minori dimensioni, quindi con un livello di relazioni umane praticabili, mentre invece nei CSA si tratta di mettere insieme centinaia di persone in strutture spesso malfunzionanti. Ora, detto questo, al momento, diciamo, si intenderebbe dopo la fase delle ovviamente della quarantena che è stata pure prevista al momento dell'arrivo, si intenderebbe prima fare la scelta delle grandi strutture, successivamente la scelta delle strutture dei SAI, e infine non è escluso, però ancora non siamo, come dire, in rapporti con il tavolo ministeriale per tentare di capire se si riesce a sbloccare anche rispetto a questa. C'è una circolare ministeriale che fa solo un'apertura rispetto alla possibilità di accoglienza in famiglia. Noi stiamo provando, anche perché ovviamente qual è il rischio? Che tutte queste persone, uomini e donne di buona volontà che hanno manifestato questa disponibilità, poi si trovano di fronte a una non risposta. La non risposta evidentemente non dipende, come dire, dalla cattiva volontà o dal cattivo funzionamento delle associazioni, ma perché c'è stato un percorso che solo in terza battuta prevede anche l'ipotesi di coinvolgere le famiglie. Ora, la situazione non è quindi, fino a questo momento, pur essendoci un tavolo di trattativa aperta, la situazione è assolutamente non sotto controllo completamente. Vi faccio alcuni esempi. Alcune famiglie sono state separate, nel senso che sono state destinate in strutture diverse. Molte delle persone, come spesso capita anche per le migrazioni, quelle che arrivano attraverso la rotta balcanica o la rotta del Mediterraneo, molte delle persone che arrivano in Italia, in particolare nel caso di specie, nel caso di cui stiamo parlando, non hanno nessuna intenzione di rimanere in Italia, perché in Italia la comunità afghana è piccolissima. Ci sono poco più di 11.000 afghani in Italia. Ovviamente chi emigra tende a raggiungere le comunità più numerose, che sono in altri paesi d'Europa e non. Quindi la permanenza in Italia si immagina come una permanenza temporanea, guardando invece al trasferimento altrove. Tenete ancora conto, un'altra delle difficoltà rispetto all'accoglienza delle famiglie, che pure ci viene richiesta, che
noi non parliamo della famiglia mononucleare oppure della famiglia tipica italiana che ormai è composta dai genitori e se va bene da due figli, si tratta di famiglie allargate che sono perlomeno di 7, 8, anche 10 unità e oltre. Mi avvio a concludere. In questa fase su che cosa stiamo lavorando? Stiamo lavorando innanzitutto per accelerare rispetto alle pratiche relative all'asilo, perché quelle sono pratiche che inevitabilmente sono indispensabili, se no non si riesce ad andare avanti. La cosa che possiamo fare immediatamente, probabilmente più che l'accoglienza in famiglia, il mentoring, perché in questa fase è possibile che rispetto a chi sarà ancora collocato nelle strutture di accoglienza ci sarà la necessità di essere accompagnati, di essere assistiti. Io credo, e finisco, e sono a 13 minuti, quindi ho mantenuto fede al mio impegno, io credo che noi possiamo fare ancora molto, a livello, diciamo, di confronto centrale, tentando di procedere sulla pista che ho provato malamente a descrivere, e dobbiamo poi provare a valorizzare questa disponibilità, a non disperderla. E finisco con una unica e ultima osservazione. Guardate, questa disponibilità, secondo me, va valorizzata e non dispersa nel momento in cui riusciamo a trasferire un messaggio. Va bene tutta questa attenzione ai 5.000 afghani che sono arrivati in Italia, e ne comprendiamo perfettamente l'origine e la natura, però tenete conto che ci sono altre migliaia di stranieri e straniere che potrebbero tranquillamente essere coinvolti in un percorso come quello che Refugees propone. Mi scuso se sono stato troppo lungo e vi ringrazio per l'attenzione. Sei stato perfettamente nei tempi e ti ringraziamo. C'è il banchetto, se volete donare lasciamo le luci accese. Nel frattempo io inviterei Mimma Chiuso, che è un'operatrice della Misericordia di Avellino e che attualmente accoglie i richiedenti asilo. Vi dico soltanto due numeri, giusto per capire: l'80% del paese è senza acqua potabile, in Afghanistan non c'è acqua potabile. 1 milione di bambini, l'ha detto prima la Schiavulli, soffrono di grave malnutrizione e stanno morendo uno dietro l'altro. 18 milioni di persone hanno bisogno di aiuto e si immagina che si metteranno in cammino per uscire dall'Afghanistan. 10 milioni di questi 18 sono bambini, tantissimi sono gli sfollati, c'è un sistema sanitario a pezzi, non ci sono medicine, gli ospedali non funzionano, non c'è più niente. E dunque è veramente una catastrofe umanitaria che prevede anche che il 95% delle famiglie non ha proprio la possibilità di mettere il piatto a tavola, per cui si parla di genitori che non mangiano per giorni e giorni per far mangiare i figli. Ecco quindi l'importanza di iniziative, e noi ringraziamo tantissimo per l'impegno Massimo Andrisano, per tutto quello che fa, e adesso Mimma ci racconterà qualche altra. Buonasera a tutti. Io sono davvero emozionata di essere qui, soprattutto dopo aver ascoltato la Schiavulli, perché io sono direttrice di una rete di accoglienza afghani, Gino Strada, che si sviluppa su, attualmente abbiamo 4 strutture, 4 case. Abbiamo accolto svariate famiglie e in questo momento 32 persone in accoglienza e 16 bambini. Io lavoro per un consorzio di cooperative sociali che si occupa di accoglienza, cura e protezione degli immigrati e dei richiedenti asilo sin dal 2006, quindi per me sicuramente non era nuovo questo lavoro, però è nuova l'accoglienza di questa tipologia di persone, che amo definirli i nostri nuovi compagni di viaggio. È stato bellissimo accogliere intere generazioni, perché poi vi presenterò uno dei nostri amici, io oggi sono accompagnatrice del nostro amico afghano,
intere generazioni, e ho letto tristezza e desolazione negli occhi degli anziani che sono stati costretti ad abbandonare il proprio paese quando in realtà tutto volevano tranne che terminare il loro percorso di vita in un'altra situazione e dimensione. Ho visto persone ricche di forza, energia, tanta anima ma anche tanta cultura, come il nostro amico di stasera, e piene ancora cariche per andare avanti. E ho visto i bimbi, io ne ho tanti bimbi nella rete di accoglienza che determinano tutta la mia attività della giornata o della settimana. Come diceva Angrisano, la rete accoglie, protegge, si occupa dei loro documenti, li avvia al lavoro lì dove è possibile, ma soprattutto li ascolta, li dirige e li aiuta, perché in alcuni di loro regna la desolazione assoluta. Il mio intervento è brevissimo proprio perché vorrei, e siccome proteggiamo più che altro, io lo chiamerò Luigi, il nostro amico afghano, e vorrei che lui raccontasse con le sue parole e con la sua voce la sua storia. Scusate un secondo. No. Vi chiediamo scusa, ma per proteggere Luigi, che è un richiedente asilo e non credo che abbia scelto di lasciare l'Afghanistan, è stato costretto, e noi non lo riprendiamo visto che abbiamo una diretta. Sicuramente voi, alcuni di voi possono vederlo, ma dopo potete anche conoscerlo tutti, però vi chiediamo questa cortesia, questa attenzione, e quindi se qualcuno di voi non lo vede, è gentilmente di non fotografarlo magari mentre va. Grazie mille, perdonateci, ma lo facciamo veramente per noi e per Luigi e per la sua famiglia. Grazie. Salve, buonasera a tutti quanti, io mi chiamo Luigi. Grazie in primo parte di voi per questo freddo che state ascoltando il nostro che è successo in Afghanistan. Io sono uno di questi colpiti che sono venuto da poco dall'Afghanistan, sono entrato il 19 agosto. Io sono un militare, sono un maggiore ufficiale che lavoravo in aeronautica in Afghanistan. Però è successo che nessuno sapeva come è accaduto tutto. Io ero in missione, quando sono tornato dalla missione mi hanno detto che forse i talebani prendono Kabul, tu non devi muovere dall'aeroporto. Io sono rimasto bloccato dentro l'aeroporto, diciamo per 2-3 giorni, per 5 giorni sono stato dentro l'aeroporto, non sono uscito fuori. Però dentro l'aeroporto controllavano con gli americani, i talebani non potevano entrare dentro. L'unico problema che avevo era quello che la mia famiglia era fuori e mi preoccupavo per quello, che volevo entrare, farlo entrare anche la mia famiglia dentro, perché dopo più o meno ho trovato quello che conoscevo, italiani e altre cose, perché loro mi conoscevano, io ho studiato in Italia più o meno, però dopo 8-10 anni che parlo italiano, quello che dimentico, parlo qualche parola italiano, non è giusto, scusate per quello. Ti comprendiamo. Luigi, neanche noi, non ti preoccupare, siamo andati. Sì, da 2013 che non parlo più, fine 2021. 16 di agosto che è caduto, non parlo più italiano. Però quello è caduto, io ho conosciuto un colonnello italiano che mi ha aiutato nell'ambasciata che lavoravano lì, mi conoscevano, perché già io ho studiato, io ho detto guarda, io ho studiato in Italia, in brutto giorno se capita qualcosa, se fate qualcosa per me per uscire da qua, perché non voglio rischiare troppo dentro, perché per il militare quello che facevo io, i talebani odiavano, non stavano bene con i militari. Io ho parlato con quel
responsabile con il colonnello italiano, però dopo mi ha detto tu entri qua nel base nostro NATO, la parte che stiamo noi dell'aeroporto dentro, poi ti portiamo in Italia. Però l'unico problema che io avevo era quello che la mia famiglia era fuori. Io mi preoccupavo per quello, però un giorno ho chiamato la mia famiglia, però fuori dalla porta era un casino, sparavano, perché ce l'ho i bambini piccoli, poi quando li ho chiamato loro, i miei piccoli bambini che piangevano. Io sono sposato, ce l'ho 3 figli. Per quello sono rimasto così, noioso, poi ho mandato di nuovo a casa, ha detto domani cercherò un altro ingresso per portare dentro. Poi la mattina presto cercavo, perché stavo dentro l'aeroporto, conoscevo tutte le porte, cercato di trovare una porta un po' libero senza vedere qualcuno, però ho trovato, era dalle 2 la mattina che ho trovato una porta. Poi abbiamo deciso con gli americani, ho detto guarda domani aiutatemi per portare e fate entrare la mia famiglia. Poi la mattina sono andato così, ho fatto chiamare la mia famiglia, ho detto la mattina presto venite da questa porta. Ho fatto entrare tutti quanti, la mia famiglia, ho portato mio fratello, papà, mamma, i miei genitori, mia moglie, i bambini. E la famiglia è arrivata in aeroporto rischiando la vita, vero Luigi? Sì, quello perché dentro la famiglia, perché rischiava troppo. Se conoscevano loro che io lavoravo per aeronautica come ufficiale, però era bruttissimo. Per quello ho detto venite tutti quanti, e la vita è importante. Prendete una borsa però scappate da lì. Hanno lasciato tutto, io avevo una bella vita lì in Afghanistan. Come ufficiale avevo una bella vita, però non avevo un'altra scelta. Non potevo stare lì. Se potevo stare lì o succedeva qualcosa. E per questo ho deciso di portare tutti quanti qua, ho detto scappate, prendete una borsa, scappate subito, venite all'aeroporto. Ho fatto entrare tutti quanti, poi la sera del 19 agosto noi siamo partiti per l'Italia. Siamo arrivati qua più o meno a Fiumicino, poi abbiamo passato 15 giorni in quarantena, in coscienza in Calabria, poi ci hanno portato un altro come in Avellino, adesso abito in Avellino, sto con certa prudenza con loro che hanno preso la responsabilità, più o meno quello stiamo facendo per adesso. Adesso io sono come un richiedente asilo, io sono venuto qua, ho visto che voi state facendo grandi cose, mi è piaciuto così, ho detto voglio parlare anche io, quella storia che hanno raccontato tutti quanti era vero, diciamo, io ho sentito tutta la storia che hanno raccontato, quella è la storia è molto lunga, diciamo che da 40 anni che c'è la guerra, da quando io sono nato, io tengo 32 anni, io da quando sono nato c'è la guerra, io non ho visto, io quando sono partito qua a fare un concorso ho fatto qua, ho studiato qua, poi sono andato di nuovo in Afghanistan, lavoravo fino all'ultimo momento. Però ho lavorato fino a fine, non volevo lasciare il mio paese, a me piaceva, però non avevo un'altra scelta per venire. Non sono io, altri anche sono così, tutti quanti che sono scappati, in metà loro sono militari, diciamo, che sono scappati, Luigi, metà sono rimasti lì, metà sono qua. Per concludere, che ti aspetti da questo futuro italiano? No, io faccio un ringraziamento dal popolo italiano, dal governo, quello che hanno fatto per noi. Più o meno, diciamo, hanno fatto tanto per noi, perché lì quando ero lì nella porta io guardavo che cosa stanno facendo gli italiani, a me è piaciuto, ho detto guarda questa è una grande cosa, un ringraziamento tanto dal governo, dal popolo italiano che hanno fatto per noi. Grazie. Grazie Luigi, grazie mille. Grazie a voi tanto per ascoltare questo che stiamo facendo, grazie. Ringrazio Luigi, ringrazio Mimma. E passo un attimo la parola a Federica. Che anche Maria Luisa ci dicesse qualche cosa, sei impegnata anche tu a cercare di aiutare a fare il possibile insieme con Massimo. Ti lascio proprio un minuto, mi dispiace, volevamo fare intervenire il pubblico, ma dopo c'è l'asta condotta da Fabrizio Ferro, quindi il tempo a nostra disposizione è tiranno, però mi fa piacere se ci dici anche tu qualcosa. Io provo a fare una battuta anche perché non è proprio, non era preparata,
quindi sarò velocissima. Semplicemente forse posso essere come dire, un esempio di quello che possiamo fare, quello che chiunque di noi può fare o può essere rispetto anche a una situazione così complicata. Io ho sentito parlare il magistrato e mi sento piccolissima rispetto alle competenze e alla conoscenza di una situazione di questo genere. Io non sono assolutamente in grado di comprendere le difficoltà politiche di un mondo come quello dell'Afghanistan, ma nemmeno nel nostro mondo italiano. Però io sento profondamente che dobbiamo, come persone, dobbiamo essere un pochino più presenti in maniera tale da non delegare sempre ad altri quello che poi è la nostra vita e sono le nostre scelte. Quindi dobbiamo, secondo me, trasferire tutto a un discorso non semplicemente di comunità, ma sentire la comunità come nostra e noi parte integrante della nostra comunità. Questa è stata forse la motivazione per la quale nel 2019 insieme a Massimo e insieme ad altri pochi, siamo pochi ma diventiamo sempre di più, abbiamo accettato di mettere sul gruppo territoriale anche a Napoli di questa grande esperienza che è Refugees Welcome. Ed eravamo abbastanza strani a parlare di accoglienza nel 2019. Oggi parlare di accoglienza è incredibilmente facile, perché questa storia dell'Afghanistan ha creato una suggestione pazzesca, ha incredibilmente fatto venire fuori dentro ognuno di noi la voglia di essere parte, di accogliere, avvicinare persone che sono in grandi difficoltà. Forse dobbiamo un attimino fare mente locale a che cosa è successo, ma che cosa succede tutti i giorni e da tanti 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 anni. È un po' quello che cercava di dire Massimo. Esistono persone, stranieri, che hanno un miliardo di motivazioni per lasciare le loro famiglie, per lasciare le loro case, i loro paesi, e vengono e passano per l'Italia. Spesso noi cercano semplicemente di passare attraverso l'Italia, non si vogliono fermare in Italia, non tutti, non pochissimi. E forse questa cosa ci deve fare pensare. Io mi auguro di, sarei veramente felice se cominciassimo a pensarci come una comunità in cambiamento. Il cambiamento culturale di cui dobbiamo parlare è un cambiamento culturale che inizia da noi. È un cambiamento che non deve farci essere affettivamente vicini a qualcuno che è in grande difficoltà al momento, ma cambiare totalmente il nostro atteggiamento e fare in modo che non sia necessario aspettare una situazione del genere per scoprire che forse si deve fare qualcosa. Bisognerebbe avere un cambiamento, cioè l'accoglienza non è del Noè, è una comunità accogliente allargata che deve crescere in Italia e tutto il resto del mondo. Allora, mi chiamava Federica per un motivo. Io faccio parte di Refugees Welcome, ma sono anche un'associazione culturale, rappresento un'associazione culturale che si chiama Napo Sole. E come associazione culturale ci siamo fatti la domanda di che cosa dobbiamo fare. Cose molto semplici: creare occasioni di incontro, creare occasioni perché l'accoglienza non sia un'occasione rara, non sia soltanto qualcosa che si accende perché è successa una catastrofe, ma che sia proprio di tutti i giorni, da sempre. Non dovremmo essere un luogo di passaggio, noi dovremmo essere le persone si dovrebbero sentire a casa ovunque e non chiedere il permesso di passare per casa nostra. Grazie, come sempre sei preziosissima. Io vi chiedo di non andarvene, di partecipare all'asta condotta da Fabrizio Ferro, che invito a sedersi qui con noi, però grazie Fabrizio, ti do subito il microfono. Devo ringraziare sicuramente Sergio, che ha fatto quasi una lezione magistrale su Kabul, Massimo per il suo intervento e per tutto quello che fa. Dopo darò il microfono a Raffaele e l'ho chiamato Pinto. Ma
soprattutto per ringraziare Io ci sto, ringrazio Rossella Corsuto, perché vi assicuro organizzare un evento come questo è stato difficilissimo, non difficile, lei ci ha fatto da mamma, da babysitter e anche da badante. Ringrazio Marisa Schiamo, una per tutte le old, ci hanno procurato dei libri, ci sono dei libri gratuiti, ve li potete prendere qui, sono gratis. Ringrazio Grazia della Cioppa, ha una pazienza Grazia con me che non ha nessuno. Imma D'Anchise per i libri usati sempre e per quanto riesce a strapparci sempre dei sorrisi. Anna Maria Oiemma che ha fatto questi fiori che vi saranno donati, c'è stata a lavorarci veramente, rappresentano la bandiera, ha fatto prima, ce n'era un enorme lì, stiamo tutti quanti insieme, ognuno, uno per ognuno di noi. Maria Grazia De Dominicis, che lavora sempre in silenzio, ma lavora tantissimo e sopporta il nostro direttore. Paola Simeone, perché ha letto prima, una nostra socia carissima. Maria Rosaria Corrado, che fa sempre le locandine ed è la nostra grafica. Il direttore che ci supporta e sopporta in tutte queste cose. Soprattutto e tutto Anna Di Rosa. Anna ha fatto delle locandine veramente meravigliose. Tutti i nostri soci, tutti, senza nessuno escluso, in molti hanno donato, altri hanno fotografato come Lucia, che ha fatto il servizio d'ordine, che ha fatto il servizio d'accoglienza. E infine Raffaele Pinco Pallino, che ha condotto, sta lì e sta portando i fiori. E Federica Flop. E me medesima. Io lascio la parola a Fabrizio per la conduzione dell'asta, ma credo che ci vorrei dire anche qualche cosa. Beh, cosa dire? Avete già detto buonasera innanzitutto, avete già detto quasi tutto voi. E siamo qui per una buona causa, una giusta causa, soprattutto per far sì che cose di questo genere non accadano più. Dovete rimanere perché dovete comprare qualcosa, se no come aiutiamo queste persone? Donare, o comunque donare a prescindere dall'acquistare. Tutto quello che c'è dentro, Maria Grazia De Dominicis ha raccontato in poche righe tutto quello che dopo sia il direttore che Giampaolo Paladino ci illustreranno, perché ci stanno un sacco di oggetti meravigliosi che potete acquistare. Direttore, allora io avrei bisogno però di un elenco di questi. Altrimenti diventa complicato vendere cose che tu non sai, ce l'abbiamo. Chiediamo anche agli amici che ci stanno seguendo online di partecipare. Io ho detto, l'asta inizia alle 19.30, che ore sono? 19.30. Perché nessuno ci credeva nella puntualità. Scientifico sono 19.30, precisi e puntuali, d'altronde Federico, una garanzia, i tempi televisivi, sai. No, gli oggetti qui non è il caso, bastano le persone che possano illustrare questi oggetti. Dovete illustrare gli oggetti. Ma se vogliamo farli vedere anche, penso che sono un po'. Magari una alla volta, sì. Cominciamo a portare qualcosa. Sempre il famoso elenco, questa è la cosa più giusta da fare. Allora, vi prego di aspettare pochi secondi e saremo pronti. No, figurati, scusateci pure. Arriveranno a breve gli oggetti da... Ho letto che ci sono cose interessanti, ci sono libri antichi, ci sono quadri, ci sono anche di, insomma, da prezzi minimi a prezzi anche un po' più alti, di base d'asta, per cui potete tranquillamente partecipare con qualunque cifra. L'importante appunto è partecipare, come diceva De Coubertin. Chiediamo lumi, ecco qua. Grazie. Iniziamo l'asta con... Libri?
Iniziamo con i libri, giusto? Ci troviamo nella libreria. Mi sembra giusto iniziare con i libri. Allora ci sono. Li portate qui? Sì. Allora, come da elenco, guarda, partiamo con Ettore De Mura, poi di Napoletani dal 600 ad oggi. Posso fare il balletto? Faccio il balletto. Ti ringrazio, piccolo. Allora, madre, un libro del grande Ettore De Mura, grandissimo giornalista, poeta, scrittore, autore di diverse canzoni, anche per mio padre ha scritto un paio di canzoni, tipo Se ne la terra sciui sciui, sì, l'autore del testo, uomo molto colto che ho avuto il piacere di conoscere. Sono due volumi con cofanetti costati a colori, la base d'asta di 20 euro, per cui diciamo che è un oggetto, eccolo qua. 20 euro mi sembrano un po' pochini, per cui sarebbe il caso di aumentare un po'. Che dite? C'è qualcuno a cui interessa i poeti napoletani del 600 ad oggi? C'è l'asta online, c'è qualcuno che deve seguire l'asta online, altrimenti... Poeti napoletani del 600 ad oggi, prima edizione, rilegate con cofanetto. Allora, base d'asta 20 euro, chi offre 25? Sì? C'è qualcuno che offre 25 euro? Tieni d'occhio perché non è che ci veda molto bene. Ok. Online che ci dicono? Dai 20 euro cerchiamo di fare un'offerta per lo meno di 25. Su. Ecco. Vedi. Persona... Ettore De Mura. Gran bel libro. Poeti napoletani da 600 oggi De Mura. Ci sono, ci sono. Per Marotta Editore. No. Ma va bene così. 25 va bene? Ci siamo? Aggiudicato. 25. No, c'è un 30. C'è un 30. C'è un 30. 30? Perfetto. Va bene, anche sulla parola. Te li portiamo fino a casa, fino a casa. Questo è il primo lotto, sì, sì. Il primo lotto. Il primo lotto. Allora, 30 euro va bene? Come? Prima se viene aggiudicato. Siamo a 30, va bene così, no? Giudichiamo su 31, 32, aggiudicato per 30 euro al signore. Vai. Andiamo al secondo lotto. Che può interessare. Vai, vai, prendi questo. La dottore Vittorio Iglesias, Storia di Napoli. Edizione napoletana, copertina rigida, regalato anche questo, è un libro. Box rigida in tela nera con illustrazioni a colori, base d'asta comunque 20 euro. Ah, stavo salutando, ecco. No, delle aste bisogna fare molta attenzione. Ah, c'è gente come sei da te, Camilla, ha comprato un Picasso, amico, per grattarsi i capelli. Per grattarsi in testa, il signore lì, 300 milioni di Picasso, in testa, no, non c'è. Si va a tale gara. Ecco qua. Questo è arrivato ancora, questo è Vittorio Iglesias, Storia di Napoli, edizione napoletana 1981, tre volumi, copertina rigida, rilegata intera, 20 euro, base d'asta 20 euro, chi offre di più? C'è qualcuno che chiama, che non deve chiamare, eh? Lei signora, 25, eh? A me ne 25, le offerte sono di 5 in 5, di 5 in 5, c'è qualcuno che offre 30? Qui offre 30, no? Sta parlando, perché non va bene. Aggiudicata la signora per 15. 1, 2 e 3 aggiudicata. Andiamo avanti. Terzo libro. Stiamo portando due. Dovete sapere tutto quello che c'è. Esatto. Dovete interessarvi alla cosa. Anche le fotografie. Macchina da scrivere. Vi invitiamo a partecipare attivamente, grazie. Avvicinatevi alla macchina pubblicitaria. Ah, grammofono, io ne ho uno identico a casa, sì, ma ne ho sette a casa, perché mio padre li collezionava, uno molto simile a questo, ma non è funzionante chiaramente? Sì, è funzionante, certo. Perfettamente funzionante, allora, poi c'era un altro libro che non trovo, eccolo qua, questo, Rollo Stur in Europe, eccolo qui. Che è un libro di Jason Abbott del 1858 in lingua inglese con incisioni in fototipia, 30 euro, base d'asta. Interessa a qualcuno in inglese? È un roll tour dell'Europa, un viaggio in Europa raccontato in inglese, per cui
qualcuno che sappia parlare inglese, o quando meno lo sappia leggere. Un viaggio a Napoli questa, non è in Europa. Ah, ecco. Allora, viaggio a Napoli, 30 euro di Jacos Airport. Qualcuno offre 30 euro? Ci sono offerte online per 30 euro? No. Ci sono offerte a 30 euro per questo libro? No. Non ci sono offerte per questo libro. Viaggio a Napoli. Foto questi, vabbè. Allora andiamo da Jacob Embert, non ci sono offerte. 30 euro rimane invenduto? Il libro in inglese, viaggio a Napoli. Nessuno viaggia a Napoli. Vabbè, andiamo avanti con le fotografie. Ecco. Fotografie. Grazie. Qui abbiamo Carlo Porrini, foto stampata su carta Felix Schöller. True. 230, che non so cosa sia, mediante tecnica di stampa fine art ai pigmenti, c'è una cosa particolare. Questo è stampato su carta di Amalfi della cartiera Amatruda. Eccolo qua. La caratteristica hanno delle poesie, sono foto poesie, c'è la foto e c'è anche la poesia a fare. Queste fotografie, se riesco a trovare, 12 euro ciascuno, base d'asta 12 euro l'uno. Io una 12. Una 12 qui davanti. Qualcun altro offre? È la presidente di Ocistò che offre 12 euro per una fotopoesia di Carlo Porrini. Altre offerte per queste fotopoesie di Carlo Porrini? A 12 euro? Gli offri di più? Quanti? Quanti soia? Aggiudicata la presidente, sì, perché la presidente giustamente è la giusta prima foto. Ah, ma ce ne stanno tre, mi hanno scritto di te. Presidente, allora scrive foto, allora. Poi, andiamo avanti? Altre foto? No, vabbè. Andiamo avanti, vogliamo passare a questa... Ah, che roba è? Questo è per plurimiusi. Ah, tromba. Plurimiusi. Tromba, ma è un oggetto, è un sostantivo. No, è per plurimiusi. Tromba di zucca, artigianato ligure, perfettamente funzionante. Non so come funziona. Mi sento così. Spendomi no. Vai, suona, vai. Si è abbassato. Ecco qua. Grazie. Allora, ah ecco, funziona, passati, Pinco, su un po'. Pinco, guarda là, sono andato a aspetta, con l'altro, non è che poi... Va bene, diciamo che non è proprio il suo strumento, però base d'asta 20 euro. Base d'asta 20 euro. C'è 25. Con 25, ah. Ecco qua, allora 25 euro? La presidente vuole le foto? Ah, anche ah, non è 12 euro tutte e tre? Una? No, una! Vediamoci la zucca, 25 euro per la zucca. Ma proprio chi si disse che è un carte, va bene. Accettiamo carte. 25 euro aggiudicato. Tromba. È una tromba ligure, di artigianato ligure. Tromba di zucca però, per essere precise, di Porto Maurizio. Porto Maurizio. Impegno. Sta vicino Portofino. Portofino, Porto Maurizio, Porto Ercole, insomma. Aspetta! Dove siamo qui? Datemi lumi. Arrivo io. Il pagamento lo facciamo, ecco, lo faceva l'esattore che arriva. Fotografia, andiamo avanti. Fotografia di una socia, Maria Rosaria Corrado. Va di Rum Giordania, dicembre 2019. È una foto molto bella, colori bellissimi. Che prezzo base d'asta abbiamo qui? Aspetta, lo tengo io. Ecco. Questa è la foto di me, della signora Corrado, Giordania 2019. Bellissima. Ma offerte online niente? No, niente. 15 euro questa, base d'asta 15 euro. Chi offre 20? Qualcuno offre 20? C'è anche quell'altro qui, vedi? Tutte 15 euro, ciascuna 15 euro.
15 euro per ogni foto. Qualcuno offre 15 euro? Anche 20? No. Al momento no. E allora vediamo che succede. Andiamo avanti. Questa è la seconda foto. Questa è bellissima. Sarebbe? Carmine Schiavo, questo è un po' della sanità, è così. Sembra un dipinto, è bellissimo. Viene magari da te anche il porto della sanità. La chiesa di San Vincenzo della sanità. Sempre 15 euro, qualcuno offre 15? Anche lì, non è che disdegniamo. No? Niente? Presidente, ancora? La presidente, ancora? Devo fare un regalo. Devo fare un regalo. Aggiudicate la presidente per 15 euro. Allora. Let's go. No, non è ancora altre foto? Ecco. Questa pure è tanto bella, Lucia, quella, proprio bella. Lucia Montanaro, Napoli, veduta dalla collina. Sì, 15 euro a giudicare. Qualcuno... No, era per velocizzare la cosa. Per velocizzare l'asta. Anna Maria se la merita, scusa, sta lavorando, non è vero, 15 euro se la merita. Grazie Anna Maria. Giudicata Anna Maria. C'è qualche altra foto da mettere all'asta? Sì, abbiamo questa che è bellissima, vedetela. Questa è bella pure questa. Colonnata di San Francesco di Paola. Carmine Schiavo, Palazzo Reale visto da colonnata della chiesa di San Francesco di Paola. La facciamo vedere. Ecco qua. Che fa la foto della foto. Sempre 15 euro, chi rioffre 15 euro questa foto? C'è qualcuno che offre 15 euro? Anna Maria, io la prendo, parte, io. 15 euro. La prende Paola. Paola per 15 euro, brava. Brava Paola, complimenti. Questa è già giudicata, non dobbiamo che te lo permesso perché è sua. Questa è la cacciata, è sua già giudicata. Napoli. Veduta di San Martino. 30, di San Martino. Ma 50? Chi ha detto 50? Era 800? Lei ha detto 800, dell'800. Aggiudicata per 15 euro, è vero? Aggiudicata. Allora. La base d'asta del grammofono è grammofono con puntini in acciaio, funzionante, cassa porta di scrivania, amplificatore in metallo leggero, dotato da Raffaele Tritto, donato da Raffaele Tritto, ed è 100 euro per il grammofono. Oh! 150. Facciamolo funzionare. Questa è mia! L'ho già pagata! E sono vendute! Sono vendute! Per la presidente! Lei la voleva! Ma è la presidente! Ma dammi qua! Ma la farò fatta ora! Voglio mandare a casa! Ma che è qui? Viene prossimamente! Ora stavo prendendo! No, questa funziona pure, guarda, è unito questa cosa, è bellissima. Perché non ce l'ho fatto? Dove eravamo rimasti? La signora quale? Signora? Lucia. Questo è grave. Non mi sembra, però. Quanto? 120, qui c'è un 120 da questa parte. La cabina carta, 150, eh? 160. Siamo pieno di una guerra. 160, qualcuno? Senti, glielo dici a parte. 170. 181. Vabbè, chissà che la 200, chiama forza. A 200 lo prendiamo subito. A 200 lo diamo. A 200 lo diamo immediatamente. Lo accompagniamo anche a casa con la macchina, è vero? Ok. Allora, grazie a tutti. 180 per grazie.
per 200 me lo porto a casa e lo faccio una con la manuale che ci vede tre giorni. Per 250 per il mio palletto. Ah, c'è una compratrice online, ecco. C'è un acquirente online, perciò. 180 online, 182, 183 aggiudicato online. Il gramofono online a 180 euro. Poi, macchina da scrivere. Oggettone, macchina da scrivere Olivetti M40, donata da Giampaolo Paladino. No, la macchina allora, da scrivere è bellissima. Sì, questa, io se avessi posto me la prenderei da voi. La molla si scaricherà. Base d'asta 100 euro per Olivetti M40, pezzo storico. Dove sì, hanno scritto in tanti poeti, giornalisti, santi, navigatori, eh? Ah, non stai discutendo, questo è grave, questa è una cosa molto grave, però i soldi servono, ma qua c'è la figlia questa, no? La nipote, la nipote, no, quella non si vede. Vabbè, Olivetti M40 100 euro, ci sono offerte? E questo Olivetti d'epoca? No? Niente? Neanche online? Compratore no, online, niente? Come? No, prego. Foto e chiamata a casa. Questo è l'aiutino da casa. Andiamo avanti. La signora vuole l'aiuto da casa. Allora, ecco. Qua. Questa è la signora che non è sentita. Vediamo un po' di volume di cose. Non mi sento più, credo che non mi sento neanche meno. Litografia a colori 70x59, Sante Monachesi, donata da Cinzia Martone, base d'asta 80 euro per questa litografia a colori di Sante Monachesi. Qualcuno offre 80 euro per questa litografia a colori? Nessuno offre 80 euro? Eccoli qua, offerte, è arrivata l'offerta di 80 euro per la litografia a colori di Sante Monachesi. 1, 2, 3 aggiudicate a Giampaolo. Il ritorno alle origini. È un ritorno alle origini, beh, certo. Bisogna tornare comunque. Sì. Un'altra serigrafia invece. Arriverà la serigrafia. Facciamo a prendere questa. Vogliamo mettere all'asta questa macchina da scrivere pronipote della. Esatto. C'è il Pinocchio. Poi c'è. Pinocchio multiplo architetto Aldo Capasso, l'architetto Aldo Capasso, un Pinocchio molto bello, quindi aveva multiple. Uno, due, sono tre o sono due? Non ce li dico. Sono due, sono due Pinocchio molto veramente bello, base d'asta 50 euro. Chi le offre 50 euro per questo Pinocchio? Ah, questi Pinocchi sono due. Pinocchio più grande e uno più piccolo. Dell'architetto Aldo Capasso. 50 euro? 50 euro, che sono 50 euro? Ah, non lo so, 50 euro. Lui diceva 50 euro. Vabbè, nessuno offre 50 euro per questi Pinocchi. Sono 25 euro a Pinocchio, ma alla fine, cioè, non è che sono. 30 e 20, O 30 e 20, perché è un po' più grande. 35 e 15, ci sono più mesi, siamo sempre là. Mettiamo gli invenuti qui. Questa è una litografia. Tamburi. Orfeo Tamburi. Noto per i tetti di Parigi, le case di Parigi. Ah, è un divertissement di Orfeo Tamburi, noto per le case, i tetti di Parigi. E questo base d'asta è 80 euro. Questa litografia di Orfeo Tamburi. Chi offre 80 euro? Online nessuno? Presidente, non abbiamo nessuno online? No! Ma sono tutti dirci online, che succede? C'è un arabo! Eh? C'è un arabo collegato! Se c'è un arabo,
quasi so che dovrebbe avere. Allora, questa è? A tutti coloro che vuoi ringraziare, tutti coloro che hanno donato queste cose. Sì, questa è una? La calligrafia di Salvatore Paladino, noto artista, di cui ci sono installazioni anche qui a Napoli, alla stazione della metro di Salvatore Rosa, sia di Salvatore sia del nipote Mimmo Paladino, che insieme hanno fatto queste opere. Alcune delle cose fatte. La serigrafia, base d'asta 50 euro, su. Offriamo questi 50 euro, sempre i famosi 50 di prima dei piloti. Sono sempre i 50 di prima, su, qualcuno offre i 50 euro online, nessuno, 50 euro per Salvatore Paladino? Eccolo qua, 50 euro per Salvatore Paladino. 50 euro, 1, 2, 3, aggiudicato per 50 euro. Tamburi, tamburi non è stato aggiudicato, c'è qualcuno che ci ripensa su tamburi? Divertissimo ogni tamburo. Ci sta pensando? Allora se ci vuole riflettere. Ma poi pure le sospendiamo un attimo. Sì, benissimo, come no? Signora offre 100 euro per la macchina da scrivere della Olivetti, l'M40 d'epoca. Funziona il tamburo? Funziona. Aggiudicata per 100 euro la macchina da scrivere. Ciro si è aggiudicato la macchina da scrivere M40 Olivetti per 100 euro. Riproponiamo questa foto alla Giordania, che è molto bella. 15 euro, chi lavora per 15 euro? Nessuno? No. Vedete, la Giordania è un periodo che non va molto di moda. Andiamo, ci sono altre due fotopoesie, sempre a 12 euro l'una. Fotopoesie da 12 euro, ce ne sono due. 24 per 20 euro me le do tutte e due. Allora sta. C'è della gente strana. Ma che siamo al mercato, che siamo come lì. Sopra la pagina c'è gente strana. Ah, devi portare via subito, ex abrupto. Se vuoi mai sapere, se passa qualcuno, ecco qua. Allora. Dove sta Grazia? Questo è il ceppo di Sant'Antonio. Un fugarazzo, cosiddetto fugarazzo. Non si vede, ceppo di Sant'Antonio. Che si fa a gennaio, la festa di Sant'Antonio che si tiene a gennaio, si accendono tutti gli alberi di Natale che sono rimasti nelle case. Adesso base d'asta quant'è? 20 euro, 20 euro per questo focarazzo, Cippe San Manu, 20 aggiudicato, 20 aggiudicato, eccolo qua. 35. Lo vuoi portare più avanti perché non si vede, c'è il riflesso. Allora, scusate, mi era rimasta 35, aggiudicato ad Alberto per 35 euro, un chip di Sant'Antonio, un chip di Sant'Antonio, ecco qua. Allora, abbiamo sempre queste due fotopoesie da aggiudicare a 12 euro l'una, direttore funzionale, base d'asta 2000 euro, e la foto della Giordania 2019, il libro del viaggio a Napoli, ma questa proprio non c'è, e secondo me è arrivata così, vabbè noi ce la vendiamo, dai, è arrivata qua, una volta che si sono toccato c'era per me, scusa, vietato mettere cose così, i pinocchi, nessuno ha nipotini a cui donare questi due pinocchi, ma che regalo fai a chi regala ai bambini? Dove sei? Ma che regalo? Io non la compro a mia nipote perché lo scassi da 3 secondi. Mariana, non devo guardare, boh, già la luce. Però questa è una macchina da scrivere, non so di che marca. Che funziona. E dovrebbe funzionare. Credo sia una Olivetti, ma se ne... Eh? Lettera 32. Una lettera 32, no. La lettera 32, sì. Non c'è base d'asta per questa lettera 32 di Olivetti. Quindi praticamente se la prende, diciamo, almeno 50.
Io direi almeno 50 euro. Almeno. Questa qua, base d'asta, 20 euro. Ma è esagerato. Io offro 60. Offri 60? Ok, aggiudicata a Pinco per 60. Lettera 32, macchina da scrivere storica. Allora, questa qua. Ci hanno scritto i migliori giornalisti. Con questa, io ci ho scritto le canzoni prima delle gite. I Pinocchi? 50 euro, signora? Aggiudicata la signora Pinocchi. Un applauso alla signora! E l'architetto Aldo Capasso ha comprato un bel pezzo, signora, devo dire la verità, molto molto bello, complimenti. Attenzione che è fragile, ma tipo un nano busso, perché ci ha mai scottato. I Pinocchi in campana. Diamo anche un cesto, qualcosa, un sacchetto per portarlo via. Nella libreria, giustamente, così sponsorizzata la cosa. Ecco qua, non l'ho capito. Allora, dove eravamo rimasti? La lettera 32? Lettera 32? Ho scritto tutte le canzoni per i viaggi di istruzione per i primi 10 anni della mia vita. 60 euro. 60 euro aggiudicata a Pinto. 1, 2, 3, è tua! Un applauso a Pinto. E allora, penso che abbiamo terminato. Non c'è nient'altro. Meno che qualcuno appunto non ci ripensi sulle foto poesie e sul libro. La Presidente. La foto da Giordania. Qualcuno online, niente. Vabbè. Anche nei prossimi giorni. Anche nei prossimi giorni. Tanto rimangono qui in esposizione nella libreria, giusto? Sono in esposizione nella libreria, ci sto. Qualcuno. Ringraziamo tutti. Esatto, questo però credo che debba farlo tu, come padrona di casa e come persona che conosci. Io ringrazio voi di avermi invitato a questa serata, grazie a tutti coloro che hanno partecipato e lascio il microfono a voi. Tutto grazie a tutti per la partecipazione a questa serata, ovviamente fa freddo, quindi insomma ringraziamo soprattutto quelli che sono rimasti fino a questo momento. Se vogliamo esserci per il prossimo evento, cosa c'è? C'è ancora? Sì, ma questa è andata in venduta, però chi vuole può partecipare anche nei prossimi giorni. Questa è ancora una litografia, la litografia che era rimasta, Ci hanno donato le loro opere, diciamo Tanaro, Carmine Schiavo, Carlo Corrini, Maria Rosaria Corrado. Non è confermato, allora aggiudicato a Sergio. Fermi. Non so, Sergio, quanto volevi offrire? Quanto hai? Sergio, quanto ti è rimasto? Anche un pagherò, allora aspetta, 50. Non avete pietà, si partiva da 80, non avete pietà, è già cliente, grazie. Ringrazio Pinco, Raffaele Crisi, che ha donato pezzi di casa sua e dei suoi genitori e che poi se li ha ricostrati. Ringrazio Giampaolo Paladino, anche lui ha donato quella bellissima macchina da scrivere antica. Ringrazio davvero tutti quelli che hanno partecipato a questa iniziativa e ognuno di noi sicuramente ci ha messo il suo. Buona serata. Allora saltiamo, vuoi saltare? Hai saltato? Grazie a tutti.